sentito? Hanno spento il reattore principale. La principessa non avrà scappo questa volta. Assicura la camera d'equilibrio e prepara i gusci. Vostra Altezza, la trasmissione che abbiamo ricevuto, che cosa ci hanno mandato? Speranza. Siamo sopra Tatooine. Sarà più sicuro con un vecchio amico. Ma lì con la carriola. Dobbiamo andare ai gusci di salvataggio, mia signora. No, li scansioneranno in cerca di forme di vita. Dobbiamo usare un droide. Quello che avviene sullo sfondo è fantastico. E adesso qui staranno più sicuri i piani in mano a un vecchio amico riferito a Obi-Wan dopo aver visto la serie live action. Ma ci sta anche, dai, un vecchio amico effettivamente. Lì ci mostrano canonicamente, che mi sia piaciuto o meno, che da bambini, da bambina lei lo ha conosciuto, è un suo amico in qualche modo. Ci sta la frase. E quindi mi confermate che questo è il più articolato. Nel caso vi foste chiesti da dove provenivano quei suoni, stiamo attraversando una turbolenza provocata da un'invasione. Si prega di mantenere la calma. Grazie, comandante. Mi ha rassicurato in questo modo. Via. No, non tremi lei. Vada a combattere. A combattere, ragazzi, a combattere. Sì, salve, vada. Non posso pensare a tutto io, principessa Leia Organa. Già questo della mira mi sembra molto più preciso. Assolutamente più preciso, più fluido. Sta coperta lei in automatico. E la mira là andava un pochettino a scatti, molto più scattosa, più fluida. Riesco a fare maggiormente headshot alle teste di secchio. Ed è arrivato Darth Vader. Rogue One, questa inquadratura. Ambasciatore, cominciamo le negoziazioni. Questo doppiatore, ragazzi, mi piace. Mi piace davvero tanto. Che è quello dei... comunque, più usato nei videogame. Piuttosto che Luca Ward, a cui non... mi piace, è un doppiatore bravissimo, ma a cui non sono abituato. Questo me lo ricorda. Mi ricorda molto Vader e preferisco come scelta questa. Perché io Luca Ward lo adoro, uno dei miei doppiatori preferiti. Però ricorderete le mie argomentazioni sulla serie Obi-Wan. E dicevo che effettivamente insieme a Diego c'erano altre soluzioni nei videogame, ad esempio, di doppiatori a cui eravamo più abituati. Era questione di orecchio più che altro. Ah, ho indossato l'armaturina. Sono un soldato anch'io. E questa mi piace, questa voce di Vader mi piace assai. L'ho già indossato quello, il resto del corpetto non posso metterlo. Arrivano sempre più assaltatori! È per questo che dobbiamo portare questi piani su Tatooine al più presto. Dov'è quel droide? Lego Star Wars Episodio 2. Ogni tanto lo troviamo. Il CD della vecchia raccolta per Play 2, computer, Xbox, eccetera, eccetera. Che cos'è? Non me lo aspettavo. Antilles, andiamo giù. E poi è grandissima questa nave. Cioè, nel film sembra minuscola. Qui è un massacro. Che nel film anche la Morte Nera sembra un corridoio enorme, ragazzi. 2 miliardi di persone praticamente conteneva. E loro? A pugni. Era Lillo. Mi è parso Lillo. Dov'è che dobbiamo andare? Antilles, mi guidi? Antilles... Da qui sono arrivato, sono tornato indietro, pardon, chiedo scusa, è che ero salito arrampicandomi là, ho perso il senso dell'orientamento e ho fatto un giro, infatti sono salito da qui e sono sceso di là. Proseguiamo. Ecco il casco, ho la gonnellina, però ci sta, vediamo se mi riconoscono o meno.
Che è questa di indossare? Io l'ho sempre adorata fin dalle altre versioni. È veramente intelligente. Antilles, va da lei che non si scossa più. Mi tiri questa così passo io. Posso, Antilles? La ringrazio. Lei è molto gentile, è un uomo onorevole. È come mosche a un vetro spiaccicati. A quello gli ha girato l'elmo. Sono afficcato addirittura. Che geni che sono. Signora, la strada è bloccata. Dobbiamo trovare il modo di proseguire. Ma com'è che sei vivo tu? E allora facciamo buon uso dei piani dell'impero. Cioè, Vader ti ha risparmiato. Tutti gli altri sono a terra con... vedono le stelle, giustamente. Perché è un gioco che mantiene un certo ritmo di parodia. Ma lui è in piedi. Cioè, tu sei fortissimo. Sì, si crede di essere una gallina. Sta facendo cocco. Probabilmente Darth Vader gli ha detto... sei una gallina a vita, però in piedi. Io riconosco la sua forza. Dove andiamo? Antilles. Facci lei. Costruisca. Abbiamo una torretta blaster o un idrante. Io vado con la torretta blaster perché tanto la Tantin IV non è salvabile. E distruggiamo tutti gli avversari, gli opponenti. C'è qualcun altro? No, non c'è nessuno, quindi Antilles, facci strada lei. Le gambe! Di nuovo il vostro vecchio capitano che vi parla. Date un caloroso benvenuto all'impero, arrendendovi pacificamente e cedendo i piani. Non lo so, mi piace tanto. Effettivamente riconosco che Luca Ward ha una voce più, un timbro di voce più caratteristico, più profondo, eccezionale. Ma come Darth Vader mi piace tanto lui. Dobbiamo scollegare l'alimentazione. No, ho tirato una granata, scusi. Le unità di energia, presto. Spari. Ma lei a lei, lei è un gioiellino. Ricordi la password 318? 764? Ah, scherzi. Dov'è 318? Credevo fossi tu 318. Ah. Buongiorno, sono 318. Antilles, io volevo andare in stealth. Che cavolo spari, Antilles? Si faccia gli affari suoi. Ma perché Antilles prende a cedere e non spara? Un cecchino. La principessa non l'avevo più riconosciuta. Ho dovuto cambiare personaggio perché mi è venuto il dubbio che stessi sparando a Leia e non a un nemico. Ormai era uguale a loro. Era perfetta per lo stealth. Chi è che la riconosce? Antilles, si sposti. Perfetto. Questo cos'è? Un cubo? Ho le granate. Perché? Perché sono uno Stormtrooper, quindi le granate. Non sono abituato ad averle. Me ne sono accorto. Dobbiamo tirare le leve di emergenza per questa porta. Venga, ammiraglio, mi serve almeno per questo motivo. Mi dica che è una trappola, per favore. Una ciappola. Ma scusami, ecco. Antilles, si vesti anche lei, che ho trovato anche le gambine, di là c'è il corpicello. Ci vestiamo, andiamo in stealth tutti e due. Bene, le manca soltanto la parte del corpetto, ma è su di là. Quindi, roteiamo.
Non mi porti sfiga, siamo in trappola. Sì, grazie. L'ho visto, grazie mille. Ma venga piuttosto a mandare i rinforzi. Ok. Vada. Akbar col caffè, tra l'altro. Noi siamo in guerra, lei ha il caffè. Si vergogni. Ho picchiato Leia. Grazie, c'è anche per avermelo fatto notare. Ecco, mi sembrava strano, eh. Ve l'ho detto, non la riconosco. È uguale. E adesso dov'è, ad esempio, Leia? Lei è Leia? Lei è Leia. Cioè, come facciamo a riconoscerli? Sono uguali. C'è il simbolino sopra, altrimenti è un casino. D'accordo. Leia, andiamo in stealth. Siamo soldati imperiali. Che tra l'altro è anche l'unico modo per scappare. C'era un fumetto umoristico di questi due soldati, per l'appunto, dell'alleanza ribelle, che si fingevano stormtroopers e finivano casualmente poi sulla Morte Nera. E lì di nuovo dovevano scappare perché erano buoni, mescolati tra i nemici, dovevano scappare, erano sempre queste situazioni assurde. Metal Gear? Impossibile, Snake! Ti ho sgamato! Sei tu Leia? No, Leia è in piedi vicino a me. Perdonare. Porta a camminare. Uno se ne andrà da questa nave. Non così in fretta. Ecco la mia unità R2. È il momento di spedire questi piani su Tatooine. Ecco Junk. Solo voi imperiali riuscite a riconoscervi. Perché effettivamente io non ce la farei mai e poi mai. Sarebbe difficile per me. R2, sono io, sono Antilles. Lei è Leia. R2, D2, dove sei? I piani della Morte Nera non sono nel computer principale. Che cosa hai fatto con quei piani? Missione segreta? Quali piani? Ma di che cosa parli? Oh, santo cielo, è un tale caos! Mi seguo. Aspetta un momento, dove vai? Non lo so neanch'io, ha ragione a chiedere la domanda. Stavo cercando i mini kit, quelle cose lì, però non ho ben capito. Dobbiamo andare verso i gusci di salvataggio. Attento a non prendere la scossa, C3, che se muore è un macello, io ho preso il fuoco. Vado avanti lei. È più agile. Cosa sono quelli? Ah, sono solo due droidi. Ti sei spaventato, amico? No, certo che no. Non c'è niente di spaventoso in un ammasso senziente di metallo e fili. Beh, che posso farci? Ci prendono in giro, va bene. Calma, calma. Guardalo qui. Ragazzi, attenti ai droidi, avete fatto la guerra dei cloni, imparate che i droidi non sono così buoni, anche perché in questo periodo c'è la droidifilia, la droidofobia nell'impero. Ricordate Mando, Din Djarin in Capora dei droidi. E più o meno nell'impero no, per i soldati, però in giro la vediamo anche su Tatooine. Apra la porta e mostri che cosa nasconde là dietro. Un mini kittello, credo, ma dobbiamo anche andare. Qui dentro c'è qualcosa... oppure no? Sono indeciso. Andiamo di qui. Come l'apro? Non si apre così. No. Dangerous, molto, molto pericoloso di qui. E... lei vola adesso, lei non vola. Non mi è chiaro, quindi passiamo di là. Raggiungi il guscio di salvataggio. Ho praticamente circonnavigato il problema, giusto? Sì. Questo è aperto, quindi è il...
Non è il guscio, questo è il maledetto del copyright che mi ha costretto prima con la marcia imperiale a tagliare su YouTube. Maledettissimo. Tolga le cuffie e metta una canzone free copyright, per cortesia. E finisce così. Era solo per sfogarti. Se sei uno youtuber, quello ti aiuta a sfogarti. Il mini kit, l'ho visto. Me lo dia. Il michittello, un po' che non li prendevo, questa soddisfazione, questa grande emozione nel trovarli. R2, tocca a lei. Ehi, non puoi entrare lì, è vietato. Ti disattiveranno di sicuro. È meglio disattivato che morto. Almeno io la penso così. Poi veda lei e mi dica, C3, se vuole salire con noi venga. Se vuoi rimanere qui, rimanga qui. C'è un guscio, l'ultimo rimasto. Ma pensa, i danni non sembrano così gravi da qua fuori. Non so di cosa parli. Sono un membro del Senato Imperiale in missione diplomatica ad Alderaan. Voi siete una traditrice. Portatela via! Avrà nascosto i piani nel guscio di salvataggio. Un distaccamento vada a recuperarli. Signore?